E siamo entrati in una nuova fase di capitalismo, diversa rispetto a quelle precedenti e che pertanto chiede di essere interpretata, criticata e magari anche combattuta tramite un aggiornamento delle carte critiche delle armi stesse. Non si può pensare di interpretare il presente e magari combattere il presente con le vecchie carte, se no appunto si precipita in una figura tendenzialmente paradossale essa stessa, no? La figura di chi combatte sul territorio cambiato con le vecchie mappe. Appunto, a partire dal 1968 siamo entrati in una nuova fase di capitalismo che io nel libro qualifico come assoluto e totalitario, che coincide con una sorta, potremmo dire, di occupazione integrale della realtà e dell'immaginario, se volete, della estensione dell'intensità della realtà e del simbolico, potremmo dire, da parte del capitalismo. Coincide cioè la fase schiusasi con il 68 con una sorta di integrale impadronimento delle logiche capitalistiche del mondo intero, della nostra mente come della realtà. E in forza di questa occupazione integrale, su cui poi mi soffermerò più diffusamente, io credo che siano del tutto inservibili le vecchie categorie prima di tutte, quella di destra e sinistra. Ce ne sarebbero molte altre che potrebbero essere ampiamente sottoposte a revisione, ma questa sera, dato che questo è il tema del nostro incontro, vorrei soffermarmi su questa dicotomia, che ha permesso, sia chiaro, di interpretare anche correttamente, credo, la visione del capitalismo in fasi precedenti, a partire dalla Rivoluzione francese essenzialmente in poi. Si è cominciato a dividere l'immaginario secondo la dicotomia destra-sinistra. Ha scritto un importante filosofo novecentesco, Cassirer, che la vecchia dicotomia cielo-terra, in qualche misura a partire dall'illuminismo, si immanentizza, cioè si proietta sul piano del mondo storico reale, nella forma di una nuova dicotomia fra destra e sinistra. E questo effettivamente permette di capire moltissima parte delle vicende che si sono sviluppate appunto tra l'epoca dell'Illuminismo, della Rivoluzione francese e i momenti storici a noi più vicini, fino al 68 almeno. Oggi, appunto, in forza di questa logica di invasione totale del mondo da parte del capitalismo, che domina appunto in estensione e in intensità, come cercherò di dire, io credo che si debba anzitutto, senza nulla togliere allo sguardo critico di chi, come il sottoscritto almeno, intrattiene con il capitalismo un rapporto non solo di critica ma anche di conflittualità, individuando nel capitalismo stesso, come anche si diceva nella presentazione, il momento di massimo pervertimento delle potenzialità del genere umano. Io infatti nel libro qualifico il capitalismo riprendendo due espressioni di due grandi filosofi a me molto cari, Hegel e Fichte. E parlo a questo proposito di epoca della compiuta peccaminosità, con l'espressione di Fichte, e di regno animale dello spirito, con l'espressione di Hegel. Questo è il mondo del capitalismo in cui siamo. Quindi, appunto, la mia non vuole essere un abbandono della dicotomia destra-sinistra per precipitare in una delle molteplici forme dell'adattamento e della resa alle logiche del mondo. Niente affatto, chiarisco subito qual è il mio obiettivo critico. È una ridefinizione dell'oggetto della critica in modo da rendere la critica nuovamente operativa. La mia idea è che se noi ci arrestiamo oggi alla dicotomia destra e sinistra, il capitale continua a vincere. Esso stesso oggi si basa su quella dicotomia illusoria, funzionale a rendere preventivamente impossibile la critica e la conflittualità rispetto al capitale. Quindi appunto la prima mossa da fare per riprendere una funzione critica, la critica delle armi e l'arma della critica, avrebbe detto Marx, consiste nel congedarsi da questa dicotomia. Oggi la dicotomia destra e sinistra è essenzialmente una protesi ideologica tramite la quale il capitale si riproduce appunto mostrando una finta opposizione in cui i due opposti, di destra e sinistra, concordano su tutto fuorché sulle questioni irrilevanti. Destra e sinistra oggi sono contrapposti su questioni assolutamente irrilevanti, ma sulle questioni che realmente contano, legge ad esempio il mercato, legge ad esempio la sovranità nazionale, legge ad esempio il welfare state, sono, potremmo dire, allineate millimetricamente. Quindi appunto in qualche misura occorre rigettare questa dicotomia per riformulare le armi della critica, potremmo dire.